Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Torniamo sui soccorsi ai dispersi sul Monte Velino. In arrivo dalla Valle d'Aosta una tecnologia che consentirà la ricerca dei quattro dispersi nel vallone del Velino. Secondo quanto fanno sapere fonti del soccorso alpino, si tratta di un'antenna di grande diametro trasportata da un elicottero che tramite segnale cerca tracce dei dispersi come un sonar. Mentre proseguono le ricerche sul campo, anche se oggi ci sono stati problemi dal punto di vista meteorologico che hanno impedito le rotazioni in quota per quanto riguarda le ricerche, si attendono anche l'arrivo di alcuni mezzi pesanti che possano aiutare a scavare la neve. Nel pomeriggio, tra poco alle ore 15, ci sarà al campo base di Massa d'Albe una conferenza stampa interforze per fare il punto sui soccorsi in atto. Nel frattempo noi andiamo adesso ad ascoltare l'intervista al luogotenente della Guardia di Finanza Passalacqua che racconta al microfono di Luca Pulsoni, collega di Infomedia News, come si stanno svolgendo i soccorsi. Purtroppo le previsioni ci avevano avvisato di maggiori difficoltà nella giornata di oggi per il proseguo delle operazioni di ricerca. Attualmente è stato fino adesso impossibile fare le prime rotazioni per portare le squadre che debbono svolgere le attività che avevamo pianificato per la giornata di oggi. Di fatto è tutto pronto, se ci dovessero essere dei miglioramenti delle condizioni di visibilità partiranno immediatamente i mezzi per il trasporto delle squadre in quota. Ricognire la zona della valanga, la zona dell'accumulo della valanga, che ripeto è molto esteso sia in termini di superficie sia come quantità di neve, quindi accumulo di stratificazione in verticale, è particolarmente grande, quindi sono delle attività che richiedono grandissimo impegno e molto tempo. Però ci troviamo in una situazione dove gli sforzi che fino adesso sono stati prodotti, che comunque continueranno, per il momento non hanno dato nessun risultato, quindi si sta valutando la possibilità di altre metodologie di intervento, questa con mezzi meccanici, fermo restando che sarà un concorso, perché il mezzo meccanico ridurrà la quantità di neve presente, verranno fatte tutte le verifiche con le unità cinofile e con le sonde. Voltiamo pagina. In provincia di Teramo, grazie al progetto Spazio Lavoro Futuro, la Regione Abruzzo garantirà la formazione e il reinserimento occupazionale di 100 soggetti svantaggiati. Si tratta per la maggior parte di lavoratori e lavoratrici cinquantenni espulsi dal mondo del lavoro e con ottimi titoli di studio. Sentiamo di più nel servizio di Tania Bonnici Castelli. 100 teramani espulsi dal mondo del lavoro saranno formati e reinseriti in attività lavorative entro la fine del 2021. Parliamo del progetto Spazio Lavoro Futuro, risultato tra i vincitori dell'avviso pubblico Agorà Abruzzo Spazio Incluso, promosso dalla Regione per favorire la crescita e l'occupazione dei soggetti svantaggiati. In provincia di Teramo hanno aderito 26 partner pubblici e privati, capofila la comunità montana Gran Sasso. Il bando prevede anche per il potenziamento di quelle che sono le proprie attività e competenze anche un voucher formativo che i beneficiari possono sfruttare e che poi li può reinserire all'interno di un progetto che vede il coinvolgimento di tanti ECAD e tanti soggetti pubblici e privati. Il progetto Spazio Lavoro Futuro è stato avviato nel marzo 2020, sono arrivate 283 domande, selezionate 100. I richiedenti sono in maggior parte lavoratori e lavoratrici di circa 50 anni senza più un'occupazione e molti di loro posseggono titoli di studio universitari. Gli utenti quindi avranno la possibilità di iniziare un percorso anche lavorativo e questo sarebbe comunque rappresenta il cuore del progetto, cioè quello di recuperare delle famiglie, delle persone che sono in un grave disagio e inserirle in un contesto lavorativo. Dello stesso tempo questo permette l'accrescimento territoriale del centro che è oggetto del progetto. I 100 soggetti svantaggiati selezionati otterranno un voucher di 1.500 euro per la formazione, oltre ad 800
100 euro mensili per la durata del tirocinio. Perché nasce questo progetto? Il progetto nasce perché vogliamo ridurre il disagio sociale di quelle persone più fragili e svantaggiate. Con questo progetto li andiamo a formare, a orientare e permettere a loro di avere un'inclusione lavorativa e sociale. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale, però dopo ci sono tante altre iniziative all'interno di questo progetto che vale circa 3 milioni di euro. Inizialmente erano state finanziate 4 progetti, io ho voluto che si finanziasse tutte e 7, siamo usciti a questo obiettivo. È un primo passo importante per tanta gente che ha bisogno, soprattutto in questo momento difficile che stiamo attraversando con la pandemia. Quindi a questo si aggiungeranno tante altre iniziative di inclusione sociale per le persone più deboli con la nuova programmazione dell'FSE 2021-2027. E adesso ci occupiamo di bussi. Il WWF Lega Ambiente sul mancato avvio della bonifica delle discariche chiedono risposte certe e presentano anche un esposto in procura. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Noi non entriamo nel profilo amministrativo perché non spetta a noi. Noi chiediamo in questo caso alla magistratura, come ha fatto in passato meritoriamente, di riprendere il boccino in mano della situazione e di ridare le carte per un intervento, questa volta evidentemente il risolutivo. WWF e Legambiente Abruzzo presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica di Pescara per fermare l'inquinamento del sito di Bussi e far partire al più presto la bonifica, sostenendo che ormai non si può più perdere tempo. Gli ultimi dati dell'ARTA fanno capire che la situazione di Bussi è ancora molto grave, molto pericolosa. Ci sono dati di sostanze cancerogene addirittura nell'aria e negli alberi. Esacloroetano, cloruro di vinile, che è una sostanza volatile che è stata ritrovata appunto negli alberi intorno alle discariche 2A 2B. Gli abruzzesi non possono aspettare più. La vicenda di Bussi risale al 2007 con il primo sequestro delle discariche, ma si conosce il sito già dagli anni 70. È arrivato il momento di intervenire perché l'unica strada possibile è la bonifica. I soldi ci sono, il ministro Costa quando è venuto qui in Abruzzo lo ha ribadito. La bonifica dovrebbe farla chi inquina, ma siamo incartati con suoni di ricorsi. Non possiamo permetterci questa discussione su carta bollata mentre là ci sono due discariche che continuano ad inquinare. Quindi è una sollecitazione diretta, veloce, a far sì che si intervenga rapidamente, anche perché ci sono state delle sentenze, si è già pronunciato il TAR in quella direzione, avevamo manifestato con forza l'idea che questo ricorso si fermasse lì e si potesse finalmente andare incontro alla bonifica di quel territorio per la salute dei cittadini. I rappresentanti delle due associazioni hanno spiegato la natura del provvedimento, illustrato dal legale Tommaso Navarra. Noi essenzialmente le chiediamo, peraltro all'esito di 15 anni di interesse concreto e diretto, che l'aria venga finalmente bonificata con la sottrazione del materiale che vi è. Non è questione di chiusura, di fare un capping più o meno funzionante, anzi in questi giorni vediamo che non è funzionante. Quindi, se necessario, nuovo sequestro dell'aria e affidamento per l'allontanamento, costi quel che costi. Adesso la sanità, la validità delle certificazioni di esenzione ticket per reddito dell'anno 2019, già prorogate fino al 31 di gennaio 2021, sono state ulteriormente prorogate fino al 31 marzo. Lo comunica l'assessore alla salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, puntualizzando come la decisione sia stata assunta d'intesa con il Ministero e il sistema tessera sanitaria proprio per ridurre i rischi di assembramento ed evitare disagi agli utenti. Non c'è dunque, spiega l'assessore, alcuna necessità di recarsi agli sportelli delle ASL per rinnovare l'esenzione, che resterà valida almeno fino a fine marzo, chiaramente salvo nuove proroghe. A Pescara i consiglieri comunali di centrosinistra hanno denunciato oggi la persistenza di problemi idrici con disagi per i cittadini nella zona ospedale. Vediamo il servizio.
conferenza stampa in piazza con alcuni residenti qui del quartiere di Piazza San Giuseppe per denunciare problematiche relative all'erogazione dell'acqua potabile in questa zona di Pescara. Ci sono diversi problemi, questa è la denuncia dei cittadini. Sì, più che altro c'è anche tanta preoccupazione perché nonostante siamo nel pieno inverno e un inverno molto nevoso, comunque, quindi a differenza della scorsa estate quando in realtà c'era la siccità, e ciò nonostante appunto siamo in questa situazione in cui nelle case di molte vie di questa zona, quindi di tutta la zona ospedale, continua a mancare l'acqua e quando c'è la pressione è molto molto bassa. C'è preoccupazione perché tutto ciò avviene nel silenzio chiaramente del comune, nel silenzio dell'ACA, e quindi i cittadini si chiedono cosa dovranno aspettarsi quest'estate quando probabilmente la situazione potrebbe essere peggiore. Quindi è necessario un intervento subito di chiarezza su quello che sta avvenendo, perché le montagne appunto sono piene di neve e quindi occorre capire che cosa effettivamente sta succedendo e soprattutto quali interventi di miglioramento sono in programma da parte del comune e dell'ACA o per alleviare questo grande disagio, perché sono migliaia di famiglie che non riescono più a programmare né una doccia né una lavastoviglie, e soprattutto c'è anche il riscaldamento che quando dipende dall'acqua chiaramente non funziona. Cittadini che lamentano anche il pagamento delle bollette nonostante i disagi. È chiaro, perché poi il pagamento non viene sospeso mentre l'acqua sì, questo è un problema, e chiediamo che dopo mesi, mesi e mesi il comune batta un colpo e dica che cosa sta succedendo e quali strumenti ha in mente per alleviare questa situazione. Un'altra notizia che arriva da Chieti: una lupa morta è stata trovata ieri dai militari della stazione Carabinieri Forestali su segnalazione di un residente a ridosso dell'abitato di Chieti nei pressi di via Carlo Spatocco. Incerte le cause della morte dell'animale, esemplare di circa 4 anni. Sul posto è intervenuto anche il servizio veterinario della ASL Lanciano Vasto Chieti. Si tratta della seconda lupa trovata a gennaio dai carabinieri forestali in quella zona. Il lupo è un animale molto schivo di natura e tende ad allontanarsi dalle persone, si legge nella nota dei carabinieri. Non ci sono dati storici da cui si possa desumere qualsivoglia pericolo per i cittadini. La presenza del lupo in aree periurbane pertanto non deve allarmare. Adesso ci spostiamo a Montesilvano, dove la polizia municipale ha donato alla Caritas 14 quintali di derrate alimentari raccolte durante la 21esima edizione della Befana del Vigile. 14 quintali di derrate alimentari, un quintale di prodotti per la pulizia della persona, e questo è il regalo che la Polizia Municipale fa alla Caritas di Montesilvano. Non tanto la Polizia Municipale, quanto i cittadini di Montesilvano, che sono stati in questo caso molto molto generosi. Abbiamo superato ogni aspettativa e abbiamo fatto forse, in tutti gli anni che ci siamo impegnati in questa raccolta, l'anno migliore quest'estate, e soprattutto siamo contenti che questa è una beneficenza a chilometro zero, ossia la gente di Montesilvano ha donato ai poveri di Montesilvano. Questa è una cosa che mi inorgoglisce particolarmente e quindi ti fa capire che fare un sacrificio, stare lì al freddo a raccogliere questi fondi, comunque quando i frutti sono questi, è veramente veramente importante. Sì, mi piace sottolineare quanto ancora una volta appunto la nostra città abbia risposto a un appello. L'appello lanciato come tradizione ogni Befana da parte della nostra polizia locale, che ha attrezzato una raccolta di derrate alimentari davanti a un'attività commerciale del territorio, e tanti sono stati i cittadini che hanno risposto appunto all'appello e hanno manifestando ancora una volta una grande sensibilità e una grande solidarietà, valori che in questo periodo più che mai sono importanti. Sono felice che i destinatari poi tramite la parrocchia di Sant'Antonio, la Caritas parrocchiale, potranno vivere ecco, qualche momento diverso tra quelli che purtroppo questa pandemia li sta costringendo a vivere. Siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, il campo che aveva condannato alla retrocessione Verona sarà quello dal quale riparte un girone di ritorno che il Pescara dovrà interpretare con un altro ritmo per evitare la Serie C. Odgaard verso una maglia da titolare viste le assenze di Galano, ed è certa è quella probabile di Seter. Sul fronte mercato il Pescara resta vigile sul centravanti. Diversi sono gli attaccanti che non hanno ancora trovato una sistemazione. Facciamo il punto con Andrea Costantini.
Domenica il Pescara tornerà al Bentegodi di Verona. L'ultima volta lo scorso 31 luglio, quando il Delfino ha toccato il fondo dell'era Sebastiani. Il gol partita di Garritano nel finale condannava il Pescara ai play-out. In realtà alla retrocessione in Serie C, non fosse stato per la penalizzazione del Trapani, confermata poi pochi giorni dopo dalla sentenza di rigetto del Collegio di Garanzia del CONI. Negli occhi di tanti sportivi biancazzurri l'immagine di una bandiera come Giorgio Repetto, andatura ciondolante e sguardo fisso nel vuoto. Momenti duri da un punto di vista sportivo. Il Pescara poi l'ha sfangata nel doppio spareggio col Perugia e alla luce di una salvezza che sapeva di liberazione e ripartenza era difficile immaginare che il Delfino tornasse al Bentegodi con una situazione di classifica, per quanto ancora rimediabile, comunque peggiore. Proprio da Verona parte un girone di ritorno che il Pescara dovrà giocare a un ritmo importante se vorrà salvarsi. Serviranno dai 26 ai 30 punti a seconda di una soglia salvezza che nelle ultime due stagioni è oscillata dai 46 dello scorso campionato ai 39 del 2019, ma con due partite in meno. Roberto Breda spera di recuperare, almeno per la panchina, Damir Seter, fino a ieri a riposo per un problema alla caviglia. Il tecnico biancazzurro continua a lavorare al cambio di modulo e domenica potrebbe giocare con il 4-3-2-1, gettando nella mischia Odgaard dal primo minuto, supportato da Maestro e Macin, con Valdifiori, Omeonga e Busellato trio mediano, Bocchetti e Sorensen al centro della difesa, out Galano, Asensio pronto dalla panchina non avendo ancora i 90 minuti. Sul fronte mercato sono destinati alla permanenza Mirko Valdifiori e Fabio Maestro, su quest'ultimo c'era stato il pressing del Venezia, cui il Pescara ha resistito. Verso la permanenza anche Busellato, al momento l'uscita più probabile sembra quella di Luca Crecco, destinazione Cosenza. La dirigenza biancazzurra si libererebbe volentieri anche di Riccardi e Capone. Sul giocatore di proprietà della Roma non vi sono grosse avvisaglie, mentre l'Atalanta potrebbe riprendere Capone per girarlo in C alla Juventus Under 23. Sul fronte delle entrate, a centrocampo, Tabanelli è conteso da Spalle e Crotone. Difficile pensare ad altri innesti dopo l'arrivo di Rigoni. Per l'attacco il Delfino resta vigile e spera di poter piazzare un colpo a sensazione nelle ultime pazze ore di mercato. Gabriele Moncini e Pietro Iemmello del Benevento e Fabio Ceravolo della Cremonese al momento non hanno ancora trovato sistemazione e restano profili che fanno gola anche al Pescara. Dal canto suo, il Chievo, dopo la vittoria di mercoledì nel recupero col Cittadella, ha chiuso il girone di andata sia al sesto posto, ma a soli due punti dal secondo, e anche il tecnico Aglietti si aspetta qualcosa dal mercato. Il gruppo che ha a disposizione dovrà chiaramente essere un po' sfoltito perché siamo in tanti, e mi auguro poi, anche vista un po' la nostra posizione di classifica e quello che abbiamo fatto, che magari si possa riuscire anche a rinforzare la squadra, non numericamente, perché numericamente sinceramente non ne abbiamo bisogno, perché comunque siamo tanti. Chiaro è che se riuscissimo a piazzare magari un paio di colpi di livello per alzare la qualità della rosa, credo che ben venga. Tra campionati di A e B e Coppa Italia, il Pescara perde al Bentegodi con il Chievo da 4 partite consecutive. Negli 11 precedenti in terra scaligera, 5 le vittorie clivensi, 4 i pareggi, 2 le vittorie biancazzurre, entrambe per 0-2 nel 98, firme di Gelsi ed Esposito, e nel 2000, doppietta di Palmieri. E adesso la Serie C. Dopo Piacentini, un nuovo caso nel Teramo a distanza di un mese e mezzo. Per scelta della società, il difensore Salim Diakité è fuori lista e non sarà disponibile per l'anticipo di domani alle 15 al Bonolis contro il Bari. Assenti anche Lasic, Minelli, Birrigea, Di Matteo e lo squalificato Viero. Il tecnico Paci confermerà il 4-3-3 con il debuttante Vitturini terzino e Costa Ferreira nel tridente d'attacco. Mungo confermato a centrocampo, sentiamo. Diakité per questa gara non sarà disponibile per una scelta societaria e quindi noi come squadra dovremo adattarci a questa nuova situazione. Diakité per noi è un giocatore importante, questo è indubbio. No, Costa Ferreira cercherò domani di rimetterlo davanti, perché per noi nella fase offensiva è importante averlo avanti. Adesso è arrivato Vitturini che ci può dare una buona mano. Queste sono situazioni che io come allenatore devo saper gestire. Io credo che l'allenatore bravo sia quello che è bravo a gestire queste situazioni, non tanto
fare la formazione, ma riuscire a mantenere un ambiente all'interno dello spogliatoio, all'interno del campo, altamente concentrato, altamente competitivo. È lì la mia più grande sfida, perché poi la fase tattica, secondo me, tutti gli allenatori sono bravi, tanti allenatori sono bravi. La gestione di queste situazioni è un po' più problematica. Cerco di fare il mio massimo per mantenere, no, all'interno della squadra un ambiente senza nessuna lamentela. I ragazzi a volte neanche se ne rendono conto che queste cose possono destabilizzare, e all'interno dello spogliatoio si inizia a parlare di altro. Invece noi dobbiamo essere bravi a mantenere un ambiente ovattato, un ambiente in cui nessun tipo di lamentela possa intaccarci, insomma compattarci noi, perché poi quando l'arbitro fischia dobbiamo essere pronti. Ma il modulo ha portato dei benefici, ha portato una fluidità del gioco, e quindi andremo avanti con quel modulo, anche se poi anche in settimana abbiamo riprovato il 4-2-3-1, ma in fase di partita magari si può cambiare, questo non lo so. Però è un modulo che ha funzionato perché c'è più equilibrio adesso in campo, e quindi andiamo avanti così. Però, ripeto, la differenza poi la fa la mentalità e non è il modulo. Mungo sarà confermato, e a Vitturini si è allenato sempre, sta bene. Certo, dal punto di vista tattico non credo che sia preparatissimo, perché poi noi con la linea dei quattro difensori lavoriamo molto su degli automatismi, però bisogna fare un sacrificio, perché non è che abbiamo grandi alternative. E noi ultimamente stiamo giocando con tanti giovani in campo e non possiamo pretendere sempre e comunque che dobbiamo vincere per forza. È vero che stiamo vivendo un momento in cui non arrivano le vittorie, ma ci lavoriamo perché vogliamo tornare ad aggiustare le cose, questo è indubbio, tutti siamo un po' dispiaciuti, però poi ci sono le situazioni che vanno valutate, e complessivamente secondo me ai ragazzi non possiamo rimproverare veramente poco, pochissimo. Nel Bari saranno assenti Andreoni e Dursi, mentre partiranno dalla panchina il recuperato Celiento e soprattutto il neoacquisto ed ex della gara Pietro Cianci, del nuovo attaccante del Teramo e anche del potenziale obiettivo di mercato di Akitea. Ha parlato nella conferenza prepartita il tecnico barese Gaetano Auteri. Ma al di là di Cianci, che voglio dire è un calciatore importante che abbiamo scelto, e poi cosa non trascurabile di Bari, non lo carichiamo di pressioni eccessive, perché poi lo sai bene, quando si sta nel contesto, nel territorio, in questo territorio che dal punto di vista calcistico ha una passione enorme, lasciamolo tranquillo il ragazzo, è venuto fortemente motivato, dico soprattutto fuori dal campo, non lo carichiamo di eccessive responsabilità, è un giocatore importante che abbiamo scelto, un giocatore forte, un giocatore che è pronto, anche se l'ho visto soltanto ieri pomeriggio, perché poi è un giocatore che ha giocato sempre e quindi è in una condizione buona, vedremo, fa parte del contesto, non mi piace, lo sapete, non mi piace tanto parlare dei singoli, ma poi soprattutto caricare dei giocatori di responsabilità eccessive, noi dobbiamo essere sempre un gruppo, e Cianci, che lo abbiamo scelto con enorme piacere, farà parte di questo contesto importante. La gara di andata è passata, obiettivamente avremmo meritato molto di più di quello che poi è stato il risultato in campo, siamo stati costretti a inseguire. Già allora io li conoscevo, so che hanno un organico importante, infatti lo hanno dimostrato, anche se secondo me rispetto al potenziale che hanno qualche punto in meno. È una squadra forte, poi dopo se la paragoniamo a chi sta davanti in questo momento, alla Ternana, che ha fatto gol a tutti, ma è una squadra forte, è un bel banco di prova, un bel test, è una squadra che gioca, squadra organizzata, una squadra che ha valore individuale, una squadra che a me piace, ma non da adesso, l'avevo già detto all'inizio del campionato, che era una squadra consistente, fra le migliori di questo campionato, un bel banco di prova, ma noi stiamo bene anche noi. Akitea per me è un giocatore forte, non di questa categoria, in relazione soprattutto all'età, un giocatore che ha le potenzialità per fare categorie superiori, e quindi poi del Teramo concordo con quello che ha detto lei, ripeto, per me non è una sorpresa, squadra forte, consistente.
Adesso il calcio a 5 e poi la pallavolo. Partiamo dal futsal. Pausa nel torneo di A maschile per l'impegno della Nazionale di Bellarte che nelle qualificazioni per gli Europei 2022 in Olanda ieri ha esordito vincendo nel Montenegro per 3-0. La prima marcatura porta la firma di Ghi dell'Acqua e Sapone Unigross. Gli azzurri torneranno in campo alle 15 di martedì 2 febbraio a Prato contro la Finlandia. Ferma dunque la Serie A. In A2 a riposo la Tombesi Ortona. In B domani alle 16 la Real Dem giocherà a Campobasso contro la Sciminad. In A maschile in A femminile domenica alle 17 in programma Granzette Rovigo Montesilvano. In A2 derby alle 16 fra Francavilla e Orione Avezzano, mentre il Florida Pescara stessa ora sarà impegnato sul campo del Santa Maria Nuova. Per la pallavolo in A2 maschile domenica alle 18 la Sie Cortona disputerà il recupero a Castellana Grotte. La A3 dove è impegnato l'Abba Pineto osserverà un turno di stop. In B maschile l'Alba Adriatica alle 19.30 di domani ospiterà l'Ancona, mentre il Paglieta riposerà. In B1 femminile esordio a Nocciano della Connetti Chieti domani alle 17 contro il Sant'Elia. Rinviata invece la gara fra Altino e Cisterna. In B2 infine domani in arrivo il derby alle 18 a Manopello Scalo fra Rabona e Impianti Futura Teramo, mentre il Gada Pescara 3 sempre domani alle 19 se la vedrà in trasferta col Pagliare. Adesso cambiamo disciplina, parliamo di motociclismo. Per il secondo anno consecutivo l'abruzzese Stefano Nepa si appresta a partecipare al Motomondiale di Moto3. Il 19enne di Giulianova è stato anche premiato questa mattina dalla Regione Abruzzo e dall'assessore Liris. Vediamo. Tutto pronto per la partecipazione per il secondo anno alla Moto3, Stefano Nepa, una bella stagione, quella che tutti si augurano, ovviamente tu in primis. Vogliamo parlare di questo campionato che ti aspetta da qui a qualche settimana? Sì, tra poco si riparte finalmente, e a febbraio adesso inizierò con gli allenamenti e a marzo ripartiremo dal Qatar e niente, dai, siamo pronti. Un campionato mondiale, e quali sono i tuoi obiettivi per la nuova stagione? Ah, l'obiettivo è sempre lo stesso, dare il massimo sempre e vincere, ecco, cercare di arrivare sul gradino più alto del podio. E, la squadra, quest'anno correranno con una nuova squadra e loro sono carichi e anch'io, quindi non vediamo l'ora di iniziare. Il sogno nel cassetto di Stefano Nepa invece qual è per il futuro? Beh, il sogno è sempre lo stesso, arrivare in MotoGP e vincere un mondiale, ecco, poi cercare di vincerne altri, però il sogno è quello, arrivare in MotoGP. Sei già un punto di riferimento per quanto riguarda la nostra regione, sei stato anche ricevuto e premiato dal presidente Marsiglio e dall'assessore allo sport Liris. Sì, questa mattina sono stato nel Palazzo della Regione Abruzzo e ho conosciuto l'assessore Liris e il presidente Marsiglio. È stato un bellissimo incontro e niente, sono orgogliosissimo di portare il nome dell'Abruzzo nel mondo. Come è nata la passione per il motociclismo? Io ho iniziato a 3 anni con il minicross, è una passione che mi ha trasmesso un po' mio padre. Lui correva con il motocross, ha fatto anche velocità, poi ha fatto anche bici, è un po' una passione di famiglia. E poi ecco, a 8 anni, fino a 6-7 anni è stato sempre un divertimento, poi a 8 anni ho iniziato con le gare e adesso sono arrivato nel mondiale e sta andando, diciamo, quasi tutto bene, ecco. E allora il nostro in bocca al lupo a Nepa. Il TG6 termina qui, tornerà alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona giornata.